Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale Davide Chiara Channel. Bene, questa sera video ricetta di piadine. Vi farò vedere come le preparo. Perché prima le preparavo in un modo, anzi le cucinavo in un modo, adesso invece le cucino in un altro. Come mi ha insegnato mia moglie, la mia mogliettina. Allora, quello che serve per fare le piadine è chiaramente piadina, formaggio, prosciutto cotto e poi noi ci aggiungiamo anche la maionese che dà quel tocco di prelibatezza in più. Poi si può fare con lo stracchino, la rucola, crudo, con salame piccante, con gli ingredienti che vi piacciono. Noi li facciamo così, prosciutto cotto, formaggio e maionese. Alle volte anche, specialmente io ci metto qualche funghettino perché a me i funghi piacciono molto e quindi i funghi o anche il ketchup. Ad esempio, a mia madre piace il ketchup, mettiamo anche il ketchup, si può mettere quello che si vuole nella piadina. Ora passiamo al procedimento delle piadine. Vi faccio vedere il procedimento di come le farcisco e di come le cuocio. Una ricetta veloce, sfiziosa e veloce da mangiare. Allora, così va giù subito, si riempie la pancia e voilà. Allora, purtroppo nel fare la spesa c'è stato questo danno, ma non è irriparabile perché si possono mangiare lo stesso. Tanto bisogna piegare la metà e quindi faremo una metà diversa. Dettagli, come dice mia moglie. Andiamo ad aprire innanzitutto. Naturalmente quando si cucina bisogna lavarsi sempre le mani, mani belle pulite. Allora iniziamo a tirare fuori la prima piadina, cercando di fare il meno danno possibile. A metà prezzino. Andiamo ora ad aprire. Ora iniziamo, vi faccio vedere come la mangio io, la mia farcitura, vi faccio vedere. Allora, prosciutto cotto. Naturalmente non è solo quello lì. Mettiamo un'altra fettina perché oggi ho fame. Formaggio tagliato a fette già. Che formaggio è questo? Questo qua è questo formaggio è tipo l'Edam. È buono, ve lo consiglio. Ci mettiamo un'altra fetta e ora vi faccio vedere che io ci metto anche la maionese. Mettere anche un po' di maionese. Naturalmente adesso andiamo a spalmare con un bel cucchiaio. I sospiri di mia suocera sottofondo. Dovrò respirare. Guardate sottofondo dei vicini. Ecco, questa qua è la mia piadina. Solitamente ci metto anche la rucola perché è molto buona, ma questa volta la rucola non l'abbiamo presa. Ora cerco di piegarla senza fare danni possibili. Ecco, questa è la mia piadina farcita così. Ora faccio quella di mia madre. Andiamo sempre delicati. Allora, ho dimenticato la farcitura, sempre del prosciutto cotto. Andiamo a metterci altra fetta. Formaggio. E ora ci mettiamo. Cambiamo cucchiaio naturalmente perché quello era sporco di maionese.
e andiamo a scolare i nostri peperoni. Non serve farlo nel lavandino, vedete? Sono proprio uno chef nato. Dovevate vedere come cucinava la pelina prima, qualcosa di raccapricciante. Mia suocera che dà indicazioni su come cosa? Mettere i peperoni. Madre ha sbagliato, sei confusa. Faceva questo gesto, ma intendeva spennellami la maionese. Ora andiamo. Tanto sono una youtuber anch'io, allora posso. Yeah! Cosa sei? Una youtuber. La suocerina, giusto? Ora andiamo a rimettere la maionese. Chef Davide. La maionese c'è, è molto difficoltoso da uscire con questo nuovo nuova confezione, non so perché. Sempre cucchiaio della maionese, così non ne sporchiamo altri. E questa è la maionese spalmata. Questa invece è la pedina di mia madre. Ora facciamo quella di mia moglie, evitando di fare danni. Purtroppo le piedine. Allora mia moglie prelibata, gli mettiamo prima il formaggio, scusate. Tre aperti di qua. Ok. Stendimi bene questo angolo. Basta amore, troppo. E ora mettiamo ancora formaggio. Ci mangiano i peperoni dentro. Anche lei peperoni. Non tanti, non esagerare. Distribuisci di modo largo. Ok, basta così. Ora andiamo a chiudere. No, il formaggio sopra. Ah, è vero che lei vuole il doppio formaggio. Sì, è più buono. Basta così. Sì, chiudila. Andiamola a chiudere. Quella di mio padre, semplice. La più semplice. Prosciutto cotto. Ci siamo. Formaggio. Mio padre è la più semplice di tutti. Ora vi faccio vedere perché prima, scusate, ora andiamo a cuocerle, però attenzione, prima io le arrotolavo e le cuocevo nel forno a microonde. Mia moglie mi ha fatto scoprire un nuovo trucco, che sono ancora più sfiziose. Padella antiaderente, che è l'importante. Andiamo a accendere il gas, senza olio, senza niente, così come la vedete. E ci mettiamo la prima piedina, che tanto il procedimento è lo stesso di tutte quante. Forchetta. Deve scaldare bene da una parte, poi la giriamo un paio di volte ed è pronta per essere mangiata. In modo che non sia bruciata, il formaggio bello lì, filante, bella croccante e tutto quanto. Vedete qua il formaggio che inizia a sciogliersi, prosciuttino qua. Adesso facciamo la prima girata. Non scottatevi. Vedete? Semplicissimo. E facciamo così finché non otteniamo la nostra cottura desiderata. Bene, come potete vedere la pedina è venuta ben cotta, croccante. Ora andiamo a tagliare a metà.
ed è pronta per essere mangiata e gustata. Ovviamente vi ricordo che potete farcirla come meglio credete. Guardate dentro com'è. Che delizia, buon appetito a tutti. Iscrivetevi, ringrazio tutti gli iscritti di sempre, i nuovi iscritti che perché si devono iscrivere. Mi raccomando, una buona cena e un saluto a tutti quanti. Yeah!